Buonasera, avevo detto e avevo pubblicato quel video, su quel signore che più o meno mi potrebbe pure rassomigliare, e lo invidio molto perché ha un turbante, una barba bianca, è uno splendido uomo seduto all'indiana, il quale dice delle cose che io condivido totalmente circa la critica ai meditatori ad oltranza. E condivido soprattutto una frase. Dice: assenza di pensiero, questa assenza di pensiero è stata malamente intesa. E dice: ma ragazzi, quest'organo, ci sono voluti milioni di anni per fare quest'organo e adesso voi dite che questo lo devi fermare perché non serve a nulla. Se questo organo ti produceva gioia, lo fermavi? No, allora qual è il problema perché lo vuoi fermare? Perché quest'organo molte volte vedi che ti procura dolore. E dice una frase, io li chiamo fuffa, perché sono più gentile. Lui è molto più severo di me, dice: sembra di avere qualcosa contro l'intelligenza. È una specie di cospirazione, sembra che ci sia, che qualcuno abbia a che fa ad avere qualcosa. Che uno ce l'abbia o ha qualcosa da dire e da ridire contro l'intelligenza e la definisce questa tendenza a una cospirazione degli stupidi contro l'intelligenza umana. Perché per loro la meditazione è congelare il cervello, quindi i meditatori che io chiamo fuffa, hanno come fine, come scopo, il congelare il cervello. Quindi è una cospirazione contro l'intelligenza. Cioè, 100 miliardi di cellule non servono a nulla. Bisogna andare al di là della mente. Se sei al di là della mente, intuisci come se l'intuizione o intuire non sia un'elaborazione della mente stessa. Ora, dopo aver fatto questa, super critica che io condivido del tutto e sottolineo anche questa cospirazione degli stupidi contro l'intelligenza, tutte le capre, direbbe Sgarbi, dove si medita per congelare uno strumento che la natura ci ha messo 10 miliardi di cellule perché non servono a nulla. Ma scusa, questa idea che queste cellule non servono a nulla, da dove è stata scaturita? Un minimo di capacità introspettiva? Nulla, eh? Attenzione. Da dove scaturisce? Da dove? Scaturisce dalle spalle, dalle braccia, dalle mani, questa idea che questi 100 miliardi di cellule non valgono nulla? Da dove? Con un piccolo atto di introspezione, stai usando il tuo cervello. Stai usando delle credenze, sta dicendoci che questa macchina mentale non funziona bene. E diresti che non funziona bene se tu, se questa macchina mentale ti farebbe star bene come fa star bene qualunque animale? No, diresti, gli animali infatti non fanno meditazione, stanno bene. Ora attenzione, questa è la parte destrance che mi trova pienamente d'accordo. Dopodiché lui, turbante, barba, si rende credibile come santone, come un saggio. Oh, mi sa che pure io dovrò fare la stessa cosa. Dovrò farmi una bella barba, mi crescerà di sicuro. Mi metto un turbante, mi metto un po' di veste indiana e faccio il saggio. Appaio saggio. In questo sarò molto più credibile. E lui dice, dopo aver fatto questo, di aver detto che questi sono
dei cospiratori contro l'intelligenza, dice che bisogna però guardare bene la cosa, bisogna fare una tecnica chiamata Shambhavi, cioè l'intelligenza serve, la mente serve, ma quando noi, e con una frase splendida dice, quando noi produciamo pensieri cattivi, e con un esempio anche splendido, e quando noi produciamo, non è la mente che crea problemi, sono i pensieri cattivi che la mente assimila, come quando noi assimiliamo cibi cattivi, e abbiamo una diarrea. Dice che noi possiamo avere una diarrea, perché abbiamo assimilati, la mente non c'entra, sono i pensieri. Posso essere anche d'accordo, l'organo in generale come strumento che produce però pensieri, quella mente produce pensieri, eh? E allora se questa mente assimila pensieri, come se i pensieri venissero dall'esterno, ecco questo è il mio appunto critico. Cioè, questo Shabadi si fonda sul fatto che la mente è là e io sono qua, e che i pensieri in qualche modo sono qualcosa di diverso dalla mente. La mente è là e i pensieri sono là e io sono qua. E in effetti, dice anche facendo un altro esempio, noi se produciamo pensieri cattivi, come quando assimiliamo cibo cattivo, abbiamo una diarrea. Come dobbiamo fare per non assimilare pensieri cattivi? Ecco, dobbiamo scoprire che c'è uno spazio. Dobbiamo scoprire che c'è uno spazio fra te, o dice a noi, fra te e la tua mente. Allora quello che la mente fa o non fa non è un problema. Attenzione, ma questa frase da dove è scaturita? Da qui, dall'elaborazione delle percezioni che sono in memoria, ed è scaturita anche da una credenza che guida questi pensieri, che cioè io sono qui e c'è qualcosa di esterno a me, che è di fronte a me. Attenzione, cosa vede? C'è uno spazio fra te e la mente, E la mente, fra me, il mio corpo, e la mente. Allora quello che la mente fa e non fa non è un problema. Cioè io devo recuperare questo spazio fra me e la mente. Attenzione, stiamo facendo come si chiama? Il corso sulla comunicazione, il lunedì, ora il mercoledì, domani, lo ricominciamo qui a Pistoia, nel mio studio, dove anche ieri sera abbiamo esaminato una suddivisione che Ermagora, un retore del secondo secolo a.C., fa tra ipotesi, tesi e stato. Allora, guardiamo un po'. L'ipotesi che fa questo signore, qual è? Che sono le controversie, cioè i dati particolari, i dettagli, che cioè la nostra mente produce pensieri, abbiamo pensieri cattivi, per cui abbiamo una diarrea, stiamo male, come quando ingeriamo cibi cattivi e abbiamo diarrea. Quindi questa folla di pensieri che vogliamo fermare perché questi pensieri producono una diarrea. Ma noi non possiamo congelare il cervello, è roba da stupidi. E allora lui ci dà un'indicazione, attento. Quindi l'ipotesi è che produciamo cattivi pensieri, perciò vogliamo congelare il cervello.
Quindi la tesi generale che lui contesta è che questi meditatori stupidi, cospiratori contro l'intelligenza, tendono a congelare il cervello per risolvere il problema. E lui dice: no, la causa, lo stato, direbbe Ermegora, cioè la cosa essenziale da fare, non è questo, ma dobbiamo anzi capire di individuare la questione principale però che congelare sempre per eliminare quei pensieri cattivi che creano la diarrea. E siamo sempre lì. La controversia è la diarrea o la non diarrea. La questione generale è come fare per congelare questa diarrea, per non avere diarrea. I meditatori a oltranza dicono che si può congelare il cervello, lo dobbiamo congelare. Lui dice: no, non lo puoi congelare perché quello dopo 10.000 anni è stato formato, ha una sua finalità, figura se lo puoi congelare. Allora qual è il rimedio? Qual è per lui la cosa, la causa? O che cosa sta individuando che è essenziale? La questione essenziale per fare esattamente quello che vogliono fare anche i meditatori è lo shambhadi, cioè di dare distanza fra, di creare, scoprire o creare uno spazio fra te e la mente che è là. Oh, ma come fa? Questa idea di creare uno spazio fra me e la mente che è là, da dove scaturisce? Non può essere se stesso un cattivo pensiero che crea diarrea? È un pensiero. E da dove scaturisce? Da qui, dall'elaborazione, dalle memorie, dall'elaborazione di dati, dalle credenze. E qui c'è una credenza che guida quello che per questo santone, che ci divento pure io, è un rimedio notevole. È la credenza che in noi possiamo mettere la mente lì e noi qua. Mettere spazio fra me e la mente, è un po' quello che dice Morelli, cioè lo spazio cosmico, il pensiero cosmico, è la stessa cosa. Ma non, questo nasce dalla mia mente. Sono pensieri che possono essere diaroici. Ora vediamo come possono essere seriamente diaroici. Lui invece dice: no, se io pongo spazio fra me e la mente, quindi io non mi identifico coi pensieri. Quindi la ragione prima, l'individuazione della questione fondamentale e il rimedio è l'identificazione con me stessi pensieri. Ora vediamo se questa questione generale, che le sta ponendo come una questione generale, questa tesi è fondata o no? Dovremmo chiederci come facciamo a identificarci con un pensiero e perché ci identifichiamo e che cosa soprattutto vuol dire identificarci? Vuol dire fare proprio un pensiero, ma ogni pensiero è nostro, ogni pensiero diventa un'azione. Identificarci significa cominciare a difendere quello che io ritengo vero. Quindi, lui che cosa sta facendo? Si sta identificando su questa dualità fra la mente e me e si sta identificando con una frase paradossale, nel fatto che il rimedio è una non identificazione. Se io non mi identifico, non faccio proprio un mio pensiero, non faccio proprio la mia mente, cioè
tu mente fa quello che ti pare. Sei uno strumento, eh? Ma tu sei lì e io sono qua, non c'entriamo noi due, non ci conosciamo. È come quando mia figlia dico qualche cosaccia e mia figlia dice: Babbo, guarda che non ti conosco. Questo, così ci si può mettere a distanza, ma con la mia mente non posso dire: guarda, non ti conosco. Come non lo posso dire con le mie mani? Se hai una diarrea mentale, dice, a causare quella diarrea è qualcosa di sbagliato. Quello che è sbagliato è l'identificazione in qualcosa che tu non sei. Allora sei finito. Allora, in qualcosa che tu non sei, attento, sta usando una tesi, un'ipotesi. E chi sono io? Non ci dice chi sono. Ti stai identificando in qualcosa che tu non sei, e chi sono? Ci vuole una risposta, non si può usare un termine generico. Ti stai identificando in qualcosa che tu non sei. Oddio, stai personalizzando qualcosa che tu stai valutando come buono o cattivo. Allora ci si identifica in qualcosa, buono o di cattivo. Ma se io conosco perfettamente me stesso, come sono fatto, come effettivamente riesco a fermare i miei pensieri, anzi a non fermarli, a momentaneamente tenere quieta la funzione valutativa che pensa, elabora, progetta momentaneamente, a tenerla quieta, in modo che quei pensieri effettivamente si incarnino, cioè si identificano, diventano carne per poter agire. Ma attenzione, la sua causa vera delle cose, la cosa essenziale di come si possa in qualche modo congelare momentaneamente la mente, cioè il nostro io che è produttore di pensieri, e possa essere, usiamo questa parolaccia, congelare, perché non si congela nulla, momentaneamente, dopo aver fatto questa funzione, fare un passo di lato, lasciando quei suoi pensieri astratti, che sono nati semplicemente dal minimo comune denominatore delle esperienze e hanno creato un desiderio, possano incarnarsi, possono identificarsi, cioè acquistare carne, acquistare capacità operativa. Ecco perché devo, con una parolaccia, momentaneamente congelare l'attività valutativa della funzione umana, ma la causa prima, fondamentale, ha individuato perfettamente la causa principale di questa questione. Sì, visto con molta lucidità e ha individuato la causa principale della questione dei meditatori ad oltranza che vogliono congelare il cervello, dice che non è possibile. Il rimedio però che lui dà è un rimedio molto simile, nel senso, è come se ci dicesse: possiamo solo arrivare qui a mettere distanza, come si può mettere distanza quando, fin quando siamo nel traffico, e il traffico ci dà noia, quindi produce pensieri e reazioni, perché ci stiamo dentro, e allora dobbiamo in qualche modo tentare di uscire da queste cose per togliere il male. E questi pensieri che entrano cattivi ci creano una diarrea, e noi dobbiamo togliere la diarrea. Bene, questo rimedio ci dice che la causa essenziale, la causa centrale, principale della questione
di che cosa è l'uomo e come l'uomo può desiderare e realizzare i suoi bisogni, perché questa è l'ipotesi o la tesi generale fondamentale. E l'individuazione della questione fondamentale qual è? Principale, e di come la mente umana può momentaneamente fare un passo di lato in modo che i suoi pensieri possono diventare una diarrea produttiva, non semplicemente una diarrea che espelle cose cattive. Si incarnano sempre i pensieri, o diventano diarrea per espellere, oppure diventano semi per creare o realizzare ciò che la mente ha desiderato. Il Sambadi che lui propone è di fatto, con altri nomi, una meditazione che tende a congelare pensieri. Dice: no, ma noi non facciamo meditazione contro l'intelligenza, la mente è lì, sta lì. Diamo distanza come col traffico, non ci sentiamo dentro. E se lo guardiamo dall'altro, il traffico è uno spettacolo. È il concetto dello sguardo cosmico di Morelli. Quello è lì, io sono qua. Quindi non mi tocca. Certo, col traffico o con altre cose non ti tocca. Ma con i nostri pensieri ci toccano sempre. Appena gli do una grande valutazione, a quel pensiero, ma quel pensiero che io valuto è una cosa importante che voglio realizzare. Come devo fare? Per forza di cosa, appena valuto, gli do importanza, tendo a volerlo o a temere la cosa contraria. La fanno facile, in effetti. Ti metti a distanza, sguardo cosmico, come da una mongolfiera, lo puoi fare? Da dove escono questi pensieri? Qual è la base di questi pensieri? La mente è là, io sono qua. Oh, e come ho elaborato un pensiero? Da dove nasce un pensiero del genere? Della mente è qua e io sono là. Qual è l'individuazione della questione principale? Questo modo di pensare, nasce da una credenza della dualità. E la dualità è il peggiore dei programmi mentali che possiamo avere, che ci guidano. Noi non siamo liberi. Vedi? Quando si parla di distanza fra te e l'altro, è come se dessimo per scontato che sappiamo chi siamo. Si dà per scontato. La mente è là, tu sei qua. Non ti devi identificare, non ti devi identificare con i pensieri. Come la mano è là, è uno strumento. Quando ti serve la usi, sì, ma per usare questa mano devi usare il cervello. Il mio cervello userà questa mano quando valuta una cosa che è buona o cattiva e la prendo. Tu immaginiamo allora che la mente la metto là. Io valuto una cosa buona e cattiva, la mente la metto là a distanza. Se la tengo a distanza, le mani le muoverò? No. Oh. Cari signori, la prossima volta mi vedrete con un turbante, una barba bianca, perché i capelli ce l'ho già bianchi, mi vestirò all'indiano e forse nel dire queste sciocchezze sarò molto più credibile di questo signore che dice comunque le stesse sciocchette di coloro che ha criticato giustamente e severamente come dei complottisti contro l'intelligenza. E io l'annovero fra i complottisti contro l'intelligenza, meno di quegli altri, ma in fondo è ancora un complottista contro l'intelligenza che si lascia perché non ha capacità introspettive. Usa ancora l'intelligenza di quegli altri, cioè bene, male, rimedio. Quelli dicono di congelare il cervello, lui dice no. Facciamo lo sguardo cosmico alla Morelli.
per poter risolvere i problemi. Buonasera.